È da lunedì che noi siamo qua al presidio di Caltanissetta in forma pacifica per cercare, come avevamo detto, di sensibilizzare. Non abbiamo arrecato un danno a nessuno, non vogliamo arrecare un danno a nessuno. È chiaro che la settimana prossima alzeremo un poco il tiro e qualcuno ci accuserà o qualcuno ci condividerà, però noi purtroppo, non avendo avuto nessuna risposta, andiamo avanti. Io voglio lanciare nuovamente un ulteriore appello a tutti quelli che sono bravi a lamentarsi nei bar o sono bravi e hanno la soluzione in tasca per come risolvere i problemi. Noi qua non abbiamo visto nessuno tranne che gli attivisti del movimento. Qualcuno passa, ci fa segno di solidarietà, questo basta ben poco. Le amministrazioni locali, ieri è venuto il sindaco di San Cataldo a portarci la solidarietà, le altre amministrazioni non si sono fatte vedere nessuno, nonostante l'anno scorso, dopo le proteste, noi in Sicilia abbiamo raccolto la solidarietà di 180 consigli comunali firmati all'unanimità su quelle che erano le delibere che mandavamo avanti. È chiaro che anche dalla televisione nazionale emerge che c'è un'Italia e c'è una Sicilia che sta crollando a picco. In Sicilia, come noi abbiamo messo nel cartello, scherzi a parte, le ultime elezioni tra Crocetti e Grillini hanno fatto capire che la Sicilia stava diventando rose e fiori. A oggi nessun cittadino ha avuto un benché minimo di vantaggio. Se gli sta bene questa situazione, rimangano a casa. Noi da lunedì alzeremo il tiro e ci faremo sentire in modo pesante.